Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata dell'Ombra di Mordor. Allora, abbiamo ucciso un comandante nella scorsa puntata e stavamo per fare una missioncina semplice per guadagnare un po' di esperienza, una missioncina degli schiavi, niente di che, perché vorrei sbloccare un altro punticino prima di affrontare il prossimo comandante. Allora, vediamo un po'. Ma di solito le missioni queste qui non sono difficili. Mi danno esperienza e qualche volta mi danno anche qualche informazione utile. Ok. Onestamente non mi va di fare gli obiettivi bonus sta botta. Ho visto qualcosa. Ho solo voglia di finire in fretta. L'assassino se n'è andato da secoli. Inutile cercarlo ora. Aspetta. Ho visto qualcosa. Però sai, se proprio ne abbiamo occasione, che è proprio la cosa migliore da fare. Ti sono debitore. Bene, bene, grazie. Libera. Sei davvero venuto a salvarci tutti. Uno schiavo. Non arrenderti. Prossimo. Ti ho visto rompere l'attrezzo. Buffo! Avanti, Raminga! Non puoi ucciderci! Hai sentito anche tu? A posto. Risolto. Grazie mille, Ramingo. Libera questo. Poi c'è quest'altro tipetto. Oh, con le informazioni. Beh, interessante. Track il pomposo. Vulnerabile a colpi di gas in combattimento, vulnerabile alle bestie cavalcate e paura di bruciare. Ma dai, va. Il diavolo. Lo schiavo sta scappando. Perfetto. Fuori! Perfetto, vai, missione completata. Quanto dolore per una stupida pala rotta. Gli Uruk mi hanno insegnato cos'è la vera crudeltà. Ora lo so. A posto. Via. Ora, dov'è che siamo? C'è qualcosa di vicino? Sapete che penso? Takra il cantante, va. Fammi andare un po' a vedere chi è. Vabbè. Oh, avevo un altro potenziamento? Ah, sì.
Uno slot della runa dell'arco. Oppure il caso di aspettare. Aumentare la salute, tipo, sì, è il caso. Va bene, eccomi qua. Allora, io direi che è il caso di andare da lui, onestamente, dai. Non ci facciamo troppi pensieri, andiamo diretti. Non sbaglio, questa è proprio l'erba che stavo cercando. Una sfida di sopravvivenza, sì, vabbè, ce l'avevo proprio di strada, insomma, l'ho preso. Tova, lì ce n'ho un'altra. Dai, è proprio vicinissima, ma la vado a prendere. Perfetto. Una sfida, Nifredil, l'Outrond e Azuradan. Vai. Partiamo e vediamo un po' che succede. Porta la morte da lontano per attirare il comandante. Dicono che da vicino sia più facile uccidere gli acceri. Peccato che non lascino mai avvicinare. No, però i seguaci non sono quelli. Quello. Molto bene. Ah, mi conviene andare in alto. Hai sentito di tutti gli altri liberati? Pensi che sia vero? Ups. Ah, addirittura. Ah, va. Guarda cosa c'è. Per lamentarsi. Tutti alla fame e alle torture. Oh, e che dannazione, quanto sarebbe più comodo ucciderlo normalmente costui. Vabbè, in realtà vai preciso. Oh, come? Oh, che storia è? Mi piace bere il grog, ma preferirei combattere in una guerra decente. Ma che diavolo! Te l'abbiamo fatta vedere l'altra volta! Ma che diavolo di assurdità! Ho sentito qualcosa, eh? Grazie per i proiettili. Un bravo cacciatore al mio. Ok, 3 su 5. Dice che ce la faccio? I proiettili elfici qui. Ma zitto, no. Oh, ma non vedo più pallini gialli praticamente. Lasciate, va catturato e ucciso! È dato che ci siamo. Eliminiamole, così non ci devo stare a pensare più di tanto. Questa poi mi sa che è una roccaforte, e infatti. La fatta
pattuglia dice di aver visto il Tark in groppa ad un caracol. Hanno filmato di freddo. Very important. Chissà chi ha ucciso questo. Allora, Takra può essere ucciso. Dormiamo allora. Tanto non piaceva a nessuno. Vediamo se riesco a ucciderlo furtivamente. Sarebbe una cosa fantastica. Prendiamo i proiettili, va. Piano. Piano. Questo può morire proprio per un'uccisione furtiva secca. Così. Yes! Facile, facile. Vado ad accendere il segnale. Ora comando. Guardali come scappano. Quelle rovine non. Allora, adesso rimarrebbe l'ultimo. Però questo mi sa che... Beh, a parte che... Allora, fammi pensare. In effetti però... Ah, Rush il predatore. Poi... Questo qua, andiamolo un po' a vedere. Questo è stronzo, mi sa, Quasi preferisco quest'altro, forse. Aspetta, no, mi sa che non l'ho visto. Vulnerabile alla furtività. Recupera salute. Colpo di scudo devastante. E attacco che impala il nemico. Vabbè, questo se non altro. Invulnerabile alla furtività e agli attacchi a distanza. Uccisore di mostri, temprato, arma efferata. Segugio, percepisce la presenza di nemici vicini. Rifiuta di uccidere le vittime indegne. Paura dei ghoul e usa le esplosioni. Va bene. Vada così. Era lui? Sì, era lui. Perfetto. In effetti però, pensandoci bene, non so se è il caso di... Fermi tutti. Andiamo un po' qua, tanto per cominciare. Leviamoci dalle balle. Un comandante prenderà il suo posto. Bene. Questa mi sa... Esatto. Il capo si è fatto ammazzare. Non è una gran perdita. Sarò un incapace. Grazie mille, Ramingo. Ok, ammazziamo furtivamente anche questo qua. E opla. Libertà. Adesso andiamo su. Su. Se non fate attenzione, vi mando fuori da soli ad affrontare il Grau. D'accordo, penso che sia la cosa migliore qui da fare. Ops. Avrò una promozione, sicuro. Quindi fareste bene a iniziare piano a pianino. Rispettarmi. Assassinio. Però non lo so se è il caso. Faccio un'altra missione degli schiavi prima, va. Non...
Ho sempre paura che dopo una rottura di scatole quando devo rifare la missione magari non sono abbastanza potente, che ne so. Ma mi sento un po' insicuro riguardo a questo. Andiamo su perché mi sa che è qua su. Sì, decisamente. Vai. Questi uomini hanno rifiutato un ordine dei loro padroni Urk. Salvali prima che vengano giustiziati. Addirittura. Cacciatori, arcieri e berserker hanno colpo giovane, ma sono i guerrieri a lavorare duro. Cos'erano quelle urla orribili allora poco fa? La pattuglia aveva quasi preso quel verniciattolo che ci sta schiando. Ma via. Furtivo, furtivo, furtivo. Non puoi. Furtivo, furtivo, furtivo. Se non lavori, dovremo farlo. Continuiamo a circondarlo. Non hai sentito di tutto. Perfetto. Libera. No, 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 no. L'allarme, l'allarme, l'allarme. L'allarme, l'allarme, l'allarme. Ramingo, grazie. I nostri amici sono vicini. C'è qualcuno che si nasconde. Buongiorno. Qua è super scattato tutto. È in allarme tutto qua. Dov'è che è il posto? Chissà come ha fatto il martello a diventare così potente. Dove si sarà addestrato? Guarda quest'altro dove cavolo l'avevano messo. Allora, pronto a tornare al lavoro? Non voglio sentire un altro no. Ok, vai. I prigionieri Ehi. Sono quasi morti. Perfetto. È esattamente quello che intendevo. Però non so se è una ottimissima idea. Ah, dannazione. Ah, cavoletto. Scusa un attimo, Rotti i coglioni. Oh, ma mi sono fatto del male, Cos'è stato? Ti cavolo sono. No, vabbè, basta. Smettila di muoverti. Decisamente troppo e mi sto stufando.
saremo andati a caccia. Invece tutto a un tratto mi ordinano di impacchettare altre provviste. Veloce. Yes, missione completata. Svanire. Non potevo farcela. Non potevo scavare un'altra latrina per quegli schifosi. Grazie. Va bene. E se svanisco allegramente, così non dovrebbero esserci problemi di sorta. Ma perché, se non basta neanche per noi? Volevo vedere la speranza brillare nei loro occhi prima di cavarteli con la spada. Intanto. Va bene, allora ragazzi, io mi fermo qua un attimo perché la durata è già abbastanza per la puntata. Erano tutti e onestamente guerrieri. Non uno voglio esagerare. Un berserker, non un guerriero. Quello mi sa che è un comandante. Non avrebbero dovuto stare così vicini. Ah no, c'è un cargo, un grago, qualcosa. Va bene ragazzi, allora per oggi la puntata finisce qui. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, mettete un bel mi piace al video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. Va bene? Alla prossima puntata.